io vi racconto, quando sono venuta qua, io vengo, sapete da dove vengo? L'ha fatto dalla Basilicata, no? Dalla Basilicata, che io dico sempre che si trova la caviglia dello stivale, un gioiello incastonato fra la camorra, l'andrangheta e la sacra corona unita. E si trova lì. E io, quando sono venuta qua, ovviamente le differenze col mio paese sono tante, no? La cosa che mi colpiva erano tanto i nomi dei paesi, ad esempio, no? Per esempio, da me si chiamano Atella, Rio Nero, Sant'Ilario. Qua io abitavo a Coloredo, a Ara Grande, in una pensione, e c'era Ara Grande e Ara Piccola, Treppo Grande e Treppo Piccolo, Ursinis Grande, Ursinis Piccolo. E io chiedevo, ma qua è tutto grande e piccolo? No, no, no. C'è anche Marsure di sopra e Marsure di sotto, Rodeano alto e Rodeano basso, plan di qua e plan di là. Ma dico, ma guarda che paraculo, invece di inventarsi un paese nuovo cambiano solo quella di dietro, no? Tramonti di sopra, tramonti di sotto. Ma qua un gruppo di ribelli ha detto basta con questo sopra e sotto, hanno fatto due case nel mezzo e l'hanno chiamato Tramonti di Mezzo, della serie Largo alla Fantasia. Forni di sopra, forni di sotto, e quelli di sopra chiamano Teroni quelli sotto. E qua i secessionisti, che non mancano mai, gli indipendentisti, hanno voluto fare Forni a Voltri, tutta un'altra cosa. Io mi dicevo, c'è un paese là vicino a Fagagna che si chiama Farla, lo conoscete? Ho detto, meno male che non ci hanno messo niente dietro a Farla, perché è già imbarazzante dire devo andare a Farla. Se ti sei perso, no? Che devi passare il finestrino e chiedere scusi, devo andare a Farla. Io mi ricordo ancora il titolo di un giornale, avevano inaugurato un campanile e c'era scritto il sindaco a Farla sul campanile. Meno male, ho detto, ma voi vi immaginate se ci avessero messo Farla di sopra e Farla di sotto? Farla grande e Farla piccola? Magari Farla dentro e Farla fuori, no? Stati saggi, non ci hanno messo niente. Poi hanno dedicato dei paesi alla frutta, mills, pears. Dicevo, allora il prossimo sarà bananas. No, melezon. Ma allora quello dopo sarà perezon. No, perezon è una brutta parola. Il periodo della frutta è finito lì. Poi c'è stato un periodo, si vede, di un po' di depressione. Buia, amaro, tomba di Mereto, Mereto di tomba, Mortean e inclui il massimo tomba di buia. E poi, un inno alla gioia di vivere. Poi questo is, nimis, attimis, paedis, trasagis, avasinis, ma chi è stu is? Così importante gli hanno dedicato tutti questi paesi, ma non avevo visto tutti quel donacco, martignacco, segnacco, pagnacco. Dice sto acco ancora più importante di is, però più antipatico, perché nei cartelli in friulano acco non c'è. Finisce con l'accentata, segnafra, elà, pagnà, martignà. Ma che ce l'avete messo a fare se vi stava così antipatico, mi chiedevo. Casa era triestino questo acco? E poi sui cartelli anche li cambiano, è tutto un altro nome. L'oneriacco, nanaria. Adegliacco, dedea. Ma se si chiamava Padegliacco si sarebbe chiamato Pedea. E poi, e concludo, mi ero messa in testa che Cadonghie fosse un paese. Un paese importante dove succedeva di tutto, che lì lo è Chiot Cadonghie, che lì resta Cadonghie, che lì è... Ho detto, voi dovete portarmi a Cadonghie. Oh, è questo? Grazie. È stato un modo gentile per dire, finiscila.